È presente quelli che dicono agli artisti, a me lo dicono tantissime volte in radio, io dico sempre quello che penso. Tu hai mai conosciuto qualcuno che non dice quello, cioè nel senso dico quello che penso è la base, cioè diciamo tutti quello che pensiamo in un certo senso. O forse poi col senno di poi molti non dicevano quello che pensavano. No, secondo me nessuno dice quello che pensa. Ah, ok. Ci pochi, sta. Molto pochi. È un grande privilegio e una cosa che ha un sacco di valore per me. Molto rara. Perché dici che nessuno dice quello che pensa? Perché si recita tutti una parte? Sì. Ok. Il che c'è oltre a recitare una parte che è anche normale, fa parte di assumere un ruolo a seconda di dove sei, con chi sei. Quello è anche abbastanza legittimo. No, secondo me c'è proprio tanta ipocrisia. Ok, e poi soprattutto è diventato complicato essere se stessi. Cioè, te lo chiedo qua, guarda dove siamo. Cioè, come si fa a essere se stessi? Tu come riesci a essere te stesso? Ma guarda, a me viene molto facile, nel senso che sono un po' incapace di non essere me stesso. Ok. Quindi, come ho detto recentemente in qualche intervista, io ho sempre avuto dei problemi con l'accettare dei compromessi, anche nella vita privata, no? Ok. Per cui in realtà non riesco ad essere altro che questo, e forse è anche il motivo per cui faccio questo mestiere, che mi permette il più possibile di essere un pazzo legittimato. Certo, quello.